Allora, una giornata molto, molto importante qui organizzata da ENAV. ENAV è uno dei grandi contributori alla transizione ambientale del settore aereo, perché si occuperà della razionalizzazione dei cieli, avere un utilizzo più efficiente delle aerovie, che supporterà, diciamo, una componente molto importante di abbattimento dell'impronta carbonica. In questo quadro anche Aeroporti Roma evidentemente fa la sua parte. Da tanto tempo un'azienda carbon neutral già dal 2013, quindi da oltre 10 anni, che si è posto l'obiettivo al 2030, ben prima dei, diciamo, delle scadenze degli accordi di Parigi, di annullare del tutto le proprie emissioni. Questo lo faremo attraverso un poderoso piano di investimenti di transizione al fotovoltaico della nostra generazione elettrica e attraverso la transizione all'elettrico di tutta la nostra flotta di veicoli, attraverso la realizzazione di un impianto di 5.000 punti di ricarica che verranno realizzati dall'aeroporto di Fiumicino, che poi supporteranno evidentemente anche le ricariche dei nostri passeggeri, quindi anche accessibilità più sostenibile. E poi rimane appunto la grande partita invece della transizione a emissioni zero degli aeromobili, che è la partita più complessa, più complicata. Oggi la risposta c'è, è parziale, nel senso che è una risposta concreta che ci porterà al 2030 attraverso un utilizzo di SAF esattamente in linea con quello che l'Europa ci richiede di fare. Lo faremo attraverso anche il contributo di Eni, imprescindibile, quindi sarà una risposta anche nazionale a questo requisito, diciamo, europeo. E poi dovremo poi traghettare dal 2030 al 2050 quello che rimarrà da fare, che non è poco. Le risposte tecnologiche, industriali, per il medio-lungo periodo sono ancora in fase di definizione, però, diciamo, ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando anche nell'ambito del nostro patto della decarbonizzazione, che è un tavolo congiunto in cui tutti gli attori del settore aereo, ma anche quelli che fuori del settore aereo, ma che concorrono alla transizione, penso a Eni, penso a Ferrovie, penso ad Enel e tutti gli altri grandi campioni nazionali, appunto, si riuniscono per definire la roadmap. Una roadmap, diciamo, su basi scientifiche e sempre più su basi industriali.